Ok, perfetto. Allora, raccontami un po' la tua giornata, tipo come si svolge qua dentro, le attività. La mia giornata inizia, cioè la mattina mi sveglio, faccio colazione, mi faccio a doccia, vado al lavoro e poi pomeriggio facciamo pranzo, mezzogiorno e mezzo, e poi da lì ci sono attività, vari tipi di attività di fare, quindi abbastanza bene, qua facciamo attività, facciamo tutto il possibile, siamo occupati, quindi ci fanno fare tante cose. Per non pensare ciò che, come si dice, ciò che abbiamo passato, no? Quindi aiutano una parte di sollevarci e andare E che tipo di lavoro fai? avanti. Giardinaggio, all'orto, facciamo attività a teatro, giochiamo a volte a calcio, a pallone, cioè, siamo tutti insieme, viviamo come una famiglia. Il rapporto anche con le persone che lavorano qui, com'è? Diciamo abbastanza bene perché ti danno rispetto, se la rispetti, non hai problemi, quindi l'educazione è fondale di tutto di questa cosa. Perché loro stanno qua 24 ore su 24 ore con te, quindi un po' di rispetto devi darlo, perché loro stanno lavorando per te. Quindi abbastanza bene, con loro magari, cioè, non abbiamo problemi. E ci sono delle, insomma, attività che fai qua dentro, anche lavorative o non, che pensi che possono essere delle opportunità per te, magari una volta fuori, qualcosa che ti piacerebbe continuare? Sì, questo sì. Cioè, ho preso alcune d'estate, ho preso giardinaggio, pizzaiolo. Ora, giorno 19, prendo quello di parrucchiere, quindi l'ho preso quello di elettricista. Un paio di testate abbiamo preso, magari noi, che ci possono servire per il futuro. Il futuro dobbiamo scrivere noi ragazzi. Ormai il passato è passato, non dobbiamo guardare. Dobbiamo concentrarci sul presente e poi sul futuro. Il martedì, nello specifico, faccio un'attività esterna e si tratta di un'attività di canottaggio. Devo dire che mi è molto utile perché mi fa mettere a confronto tante parti di me, perché uno dice, vabbè, vado a remare, però essere solo su una barca con i propri pensieri e nel frattempo dover fare quella determinata attività ti aiuta anche a riflettere. Perché uno lì è solo, si rilassa con il movimento delle onde e devo dire che dà anche un senso di pace, che qui dentro serve molto, perché sì, sono tutti gli operatori, sono molto bravi, ci aiutano, però la sera quando rientriamo in stanza è pesante, perché uno può fare anche 200 attività, ma alle 8 quando la gente chiude la porta dietro di noi pesa. Io, bene o male, in questi anni ho scoperto che la scrittura aiuta, non a passarsi il tempo, ma a riflettere e a capire veramente quello che si vuole fare poi una volta usciti da qui, quello che si può fare per migliorarsi. Veramente è molto utile. Cosa ti piacerebbe fare una volta fuori da qui? Io vorrei fare, quando una volta uscito da qui, il geometra. Qui dentro, grazie all'aiuto dell'educatore, sono riuscito a diplomarmi e questo è il mio sogno, fare il geometra. Mi hanno messo anche un computer a disposizione che uso qui all'interno per fare vari progetti. E
Sono seguito da un ingegnere esterno che viene una volta al mese per vedere come procedo nel progetto che lei mi assegna. E spero di riuscire a farlo. Se no, come ho capito qui dentro, che uno quando si fa i programmi non va mai come uno va a pensare. Con tutte le attività che ho fatto qui ho preso tantissimi attestati, quindi sono preparato a fare un po' di tutto. Quindi se la carriera di geometra non mi va bene, ho altre carte da giocarmi grazie all'istituto. Perfetto, grazie mille. Grazie a lei.